Cristo, Ade, che diavolo è successo qui? Il tuo passato, Edward. I danni che hai fatto 6 anni fa hanno lasciato il segno. Non è facile essere mio amico, vero? È per questo che sei qui. Combattere con un uomo spinto soltanto dalla sete di gloria e denaro è dura, Edward. Ma sono consapevole che gli assassini e il loro credo sono una causa onorevole. Sono stato ingiusto? No. Per anni ho solcato i mari, prendendo tutto ciò che volevo, senza curarmi minimamente delle vite altrui. Anche se ho denaro e reputazione, non mi sento più saggio di quando ho iniziato. E quando mi volto e guardo la rotta che ho percorso, non vedo nessuno di caro al mio fianco. Non è rimasto nessuno. È il momento di rimediare, Capitano Kenway. Mary, prima di morire mi ha chiesto di fare la cosa giusta, di rimediare a ciò che ho fatto. Mi aiuterete? Mary ti voleva bene, Edward. Vedeva qualcosa di buono in te e credeva che un giorno avresti lottato con noi. Sì, me l'ha detto. Cosa pensi del nostro credo? È un po' vago. Se nulla è reale, in cosa possiamo credere? E se tutto è lecito, perché non seguire i desideri? Già, perché? Forse questa idea è il primo passo verso la saggezza, non la sua forma finale. Bel cambiamento rispetto all'Edward che ho incontrato tanti anni fa. Allora che ne pensi? Ci vorrà un po' per imparare. È il secondo attacco questo mese. Dovevamo lasciare questo posto tempo fa. La colpa di tutto questo è solo mia, ma adesso voglio rimediare. Ci vorranno più delle belle parole per diventare un vero assassino, Edward. Una cosa alla volta, amico. Tienes asuntos urgentes que atender.
Ancora una volta ti ringrazio, Edward. Sei il benvenuto qui. Grazie, amico. Resterò un po' prima di partire, se posso. La bimba come sta? È una donna forte, ma non invincibile. Davvero tanto. Se fossi stata in prigione me l'avrebbero portato via. Ma ora sarebbe vivo. Forse Dio vuole dirmi che non sono pronta per essere madre. Non con questa vita. Tra risse, bestemmie e taverne. Non ti arrenderai, lo so. In prigione parlavano tutti delle celebri Anne Bonny e Mary Read, l'assalto della Marina del Re. Che grande coppia. Era vero. E ce la saremmo cavata quel giorno se già che i suoi non avessero bevuto fino a svenire. Edward. Se ne sono andati tutti, vero? Mary, Rackham, Touch. Tutti quanti. Mi mancano tanto quelle canaglie. Lo senti anche tu? Un grande vuoto dentro. Già. Il diavolo mi porti, sì. So riconoscere i miei bersagli, ma come li troverò? Abbiamo spie e informatori in ogni città. Va nei nostri rifugi e gli assassini ti guideranno. Funzionerà per Torres e Rogers, ma Bartholomew Roberts sarà lontano dalle città. Ci vorranno mesi per trovarlo. O anni. Ma tu sei un uomo di talento e valore, capitano Penway.
Sono certo che lo troverai. Se sei confuso, non esitare a chiedere aiuto al tuo quartiermastro. Quartiermastro, qual è la rotta attuale? Verso est, capitano. Se è sempre a Kingston che si va. Certo che sì, mia moglie. Si parte. Pronti a salvare le ancore, mettiamoci in rotta. Si va verso la Giamaica. Apri! Come ci si...